cari amici, bentornati a Sercasting Academy, un appuntamento autunnale con condizioni particolarmente impegnative, piove, mi sono già bagnato mentre preparavo l'attrezzatura, siamo tra Formia e Gaeta, una spiaggia dove non siamo mai stati, avevamo pianificato un'altra location per questa pescata, ma le condizioni meteorologiche dopo 2 mesi di siccità ci hanno detto no, non è il caso, quindi siamo venuti qua, così abbiamo la macchina a portata di mano, tra l'altro. E pescata in condizioni di mare montante, di marea montante, di condizioni meteorologiche brutte, per provare a pescare fondamentalmente con 3 tipi di esca: l'arenicola, il coreano e la cordella, che non ho mai utilizzato nelle varie, direi più di 100 puntate di Sercasting Academy. Vedremo, sto pescando a distanza con 2 canne e un pochino più sotto con una canna con un doppio trave. Andremo a vedere tecnicamente come decido di affrontare questa spiaggia, però c'è successo che è andata in bando subito la canna che ho lanciato per prima. Ecco qua. Vabbè, se questo è il benvenuto, sembra un qualche cosa. Sfruttiamo l'onda, io ho il 18, è una bella orata, altro che una bella orata. Piano, tutta quest'acqua sta arrivando, ultimo sforzo, arriva, via, e la tiriamo, andiamo a prenderla. Wow, è la stagione giusta, ottobre, metà ottobre, marea montante, tempo molto incerto, pioggia, bellissimo per pescare in queste situazioni di mare montante, ed è questo il risultato, un'orata stupenda, onestamente non avevo neanche visto la mangiata. Oggi ho deciso di tirar fuori tutto l'armamentario, quindi 3 canne differenti tra di loro, 3 mulinelli differenti tra di loro. Cominciamo. Ipnotica, 4 metri e 45 200 grammi, una canna che abbiamo già conosciuto più e più volte per tutte le sue caratteristiche tecniche. L'ho affiancato al Radiant, che è un mulinello proposto da non troppi mesi, da pochi mesi. L'ho caricato con uno 0,20, shock leader tapered conico. Con questo sto pescando a distanza con 125 grammi e un bel long arm montato sulla cordella che poi andremo a riconoscere da vicino. Andiamo a vedere la seconda canna. In mezzo ho messo Hydrogen, la conosciamo, 250 grammi, 4 metri e 20, grande potenza di lancio, grande maneggevolezza, affiancata al mulinello che probabilmente preferisco, che è il Ceres PW8000, caricato anche questo con lo 0,20, anche questo con uno shock leader che va da 0,20 a 0,57, conico, in modo da avere il nodo di giunzione il più piccolo possibile. Attrezzo che mi permette di raggiungere distanze molto importanti. Anche qua 125 grammi di peso, che per quanto mi riguarda è il miglior peso che riesco a gestire in distanza in queste condizioni di abbigliamento. Ora andiamo a vedere la terza canna. Terza, a chiudere la mia parata di canne, Criteria, 4,30 m, 200 grammi, anche questa ormai conosciutissima, apprezzata da tantissimi appassionati, molto maneggevole, molto sottile, molto reattiva, cimino morbido, hybrid tip, quindi grande sensibilità, Cast Force 8000, un mulinello che è già presente da diversi anni, affidabilissimo, compatto. In questo caso è caricato con uno 0,18 per fare qualche metro in più, difatti questa canna sta lavorando molto bene in distanza, anche qua 125 grammi, che ritengo sia appunto ancora una volta il piombo ideale, un bel bracciolone lungo per un long arm montato, in questo caso con lo 0,24 e una grossa cordella innescata su un amo di forma Bic. Altro pesce, questo sembra molto arrabbiato, molto arrabbiato. Ho preso a distanza, ho fatto una bella tirata e soprattutto, almeno al momento, non sento quelle tipiche testatine dei pesci di taglia medio-piccola, quindi potrebbe anche essere
Vediamo. Un pesce importante, vista l'acqua che Jonathan e io stiamo prendendo, sarebbe anche un bel regalo, anche se non ci si può proprio lamentare di quello che è successo fino adesso. Due pesci meravigliosi, uno decisamente bello, l'altro un po' meno, ma comunque interessante. Di metri, ancora non l'ho visto, pesante e pesante, piovere piove, dall'altra parte c'è l'oggetto non identificato, penso sia un'orata.